Bella ragazzi, Pierone, bentornati, siamo qui con questo nuovo video. Siamo qui oggi per la prima volta su Valentino Rossi The Game. Però, come avete visto dal titolo, siamo qui con un moto mondiale, una gara, un gran premio. Con alcuni membri, alcuni amici che faranno parte poi del campionato Me la godo che inizierà a inizio settembre. Quindi noi ci stiamo allenando, abbiamo detto perché non fare una bella gara dove facciamo vedere quanto siamo scarsi per il momento, a parte Gabbo che è il campione intercontinentale. Quindi grazie. Salutiamo Gabbo, Yoman, Faz, Mollu e Marza. Gli altri che non ci sono sono in questo momento in vacanza e non hanno ancora messo mano sul gioco. Quindi oggi andremo a farci un gran premio. Giocheremo a Valencia probabilmente, che è abbastanza facilotta. 5 giri, semi pro come fisica, perché stiamo ancora ingranando. Già usiamo la MotoGP oggi, che non è facilissima. Per chi gioca sa che ci vuole un po' di tempo per provare. E vediamo come andrà. Gabbo, devi prendere... ragazzi, siete fuori, dai! No, come è bagnato? Chi è che l'ha votato all'ultimo? Ragazzi, comunque oggi mi è successa una cosa incredibile. Non ci crederete mai, epico, pazzesco. Ce ne frega un cazzo, ma esatto, Mollu. Ah. Ma chi è Riccardo Tormo? Scusatemi. Cercalo su Facebook, che ecco. E quasi quasi lo aggiungo, cazzo. E Gabbo, sei troppo forte per noi playday. Ma cagare che c'ho anche il cambio manuale. No, dai, ma cos'è il tracciato bagnato, raga? Mio Dio. Sistema. Raga. L'audio. Oi, oi, oi! Via! Carena! Oh! Che cos'è? Perché sono morto? Chi è che è volato così fast? Il terrore è subito volato! No, no, raga, devo concentrarmi su sto gioco, non fate così, vi prego. Autogol, se state vedendo questo video, probabilmente... No, guarda l'altro! Autogol e quindi... No! Chi è quel bastardo? Scusa che fa tracciato bagnato, non è stata una grande... Sì, meno. No. Rei, avrei messo la neve, fosse stato in voi. Ma si può fare sulla neve, raga? Certo. Sì, Marzo, oh, guarda. Oh, dai! Raga. Raga, su Mela saremo in 11 persone circa a fare una roba del genere, non so. Tra cui raga, Zamp, come... quindi sarà un bel problema. Raga, è impossibile. Boss! Non se governa! Aiuto! Boss, please! Oh, non sono ultimo! Sono andato un pelino nel... Ci credo, mi avete sbattuto fuori mille volte. È stato Ron. Anch'io largo, cazzo. È bello che nella gara di prima non ci siamo toccati. Esatto, poi vabbè, non era bagnato prima per terra. Raga, quando c'è bagnato la partenza dovete mollare un attimo l'acceleratore quando siete in seconda. Me ne sono accorto, purtroppo. L'ho imparato adesso. Sì, l'ho imparato troppo tardi. Vabbè, è ancora lunga la gara, ancora lunga. Andiamo in comeback, come Valentino Rossi sa fare. Vai, Vale! Oh, Yoman! Oddio! Vale come vale. No, vale fazio. Come stai, Vale, questo pome, cosa fai? Io che sapevo schifo. Che Mollu era... ovviamente. Cioè... Da bravo Kenzo. Sono terzo. Chi è che c'è davanti? Gabbo e? E io, ovviamente. Mollura si è rivelato... così forte in questa gara. È per quello ha scelto il tracciato bagnato, perché è abituato. Solo lui sa giocarci. Chi è che è andato dritto? Io. Cazzo, hai driftato dritto. No! Saluti a Gabbo. Però, signor Gaiba, ma le sembrano curve quelle da fare? Le sembrano curve. Che manovre sono quelle, signor Gaiba? Beh, andiamo a prenderlo, Gabbo, che fa troppo lo spavaldo quell'uomo lì. Sì, infatti. Cazzo devo fare lo spavaldo che c'ho il cazzo piccolo. Che cosa? Non capisco. Io dovrei stare un po' più in traiettoria in questo circuito del cazzo, che sono tutto non sul sono bagno. Neanche così a cross da. Minchia, c'ho Gabbo e Faz dietro, ok. La concentrazione è incredibile. Mamma mia, ho fatto una curva. Frena sempre lungo, vado in questa, non me la ricordo mai, cazzo. Ho fatto una curva che neanche il tipo che mi viene a consegnare le pizze il sabato sera. Cioè, una cosa incredibile. Fanno il moto mondiale a Modugno. Need for Speed Bari. A Bari ogni giorno è una gara, quindi sì. Ah, ragazzi, se no se si freddano le pizze poi Just Eat metti la recensione negativa. Ah, okay. Che cazzo. Nel 2016 possono arrivare pizze fredde ancora. Mollura. L'infilata! L'infilata. L'infilata. Oi, c'ho dietro un altro, c'ho Gabbo dietro. E Gabbo. E Gabbo è un osso duro, non ce la farò mai, anche se c'è la moto più lenta. Lo temo troppo. Sono felice di dirvi che la mia gara è durata ben un giro e mezzo. È stato un piacere. Ciao, Yoman.
battagliare con voi per il quarto posto. Perché se butta? Ah, Gabbo, questa l'hai vista bene te, l'hai vista bene te questa, Gabbo. Che cazzo dici, Molo? No, 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 non sali! No! Cosa sta facendo? Ma cosa sta facendo? No, 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 regà. Uè, Ronnino, bisogna dire bustariella. Alla GT plebaglia, che io sono, cioè, col cambio manuale. Lo so, Gabbo, ma perché mi scendo dalla moto? Piuttosto cadimi lì, non perdermi 30 secondi. E mo c'ho anche Fuzz qua. Oh, a giustone, guarda che curve dei piaffenni. Sono qua da subito, Porco due. Sto dietro. È che non ci sono i replay qua, siamo online, non c'è un cazzo. Volevo ricordarlo a coloro che... Sdorgo questa bozza. E siamo tutti qua adesso, io mo vado in Gabbo mode. Sì. Siamo tutti qua un paio di coglioni. Beh, ma tu sei un ologramma. Vabbè, io c'ho pure Yoman dietro, però scusami, mi dai i miei meriti o no? Che non sono ultimo. Beh, Yoman Lellox è inesistente, cioè. Vabbè, io utilizzo mostro resuscitato e ritorno in vita. Tutta asma. No, Mollu! Oh, tieni, tieni, tieni. Sì, sì, mi piace Mollu da largo. Ah, sì! Siamo dentro! E Gabbo è volato, ragazzi. Ah, l'ho sentito. Sì. Gabbo mi ha dato 7 secondi sto giro quasi. 5, una serie di distacco, ma ciao. No, voglio. Però cadrai, vero Gabbo, che cadi? Assolutamente no, Bomber. Cazzo. Mollo, t'ho superato. Eh sì. Si è dato un attimo lungo, vado. Devo reggere dagli attacchi di Mollure Fazzone io. Gabbo ormai è imprendibile. Vado a un all'ora. Questo tracciato bagnato. Grandi scelte, raga. Se non muoio prima della fine della corsa, che già c'ho il fiatone. Wow. Io c'ho l'ansia, raga. Come facciamo a fare il motomondiale qua? Io non ce la faccio a reggere 10 giri poi. Il motomondiale sarà sdogo. Molto sdogo. Non devo fare errori, non devo fare errori. Ho fatto un errore. Ah, sei tirato. Un po'. Figa, vi ho dietro attaccati al culo, raga. Qualcuno sbaglierà. Come Fabione Mollura, che adesso va bello lungo. Sì, sì. Sì, Fabione Mollura. Adesso, guarda. Quanto se frena. Mamma mia, raga, non potete capire com'è bello gareggiare da solo, eh. È vero, è bellissimo. Gabbo, smettila che hai giocato 10 anni di fila a sto gioco. Ma ci gioco da luglio. È figa, un mese in più di noi, giocando tutti i giorni 8 ore al giorno. Non un po' da recuperare. Oh no, Fabio Mollura, sei... È caduto! Non sei caduto? Grazie che siamo nel video di round e non posso dire quella no! parola. No! Sei caduto? No, sono andato largo anch'io. Sei un canotto. No, se fossi caduto te l'avrei detta. Sei un canotto. Sei un canotto, eh. Merda, merda, io non ce la faccio, raga, mi superate all'ultimo giro, lo so già. Ah, ma c'è già Strong nell'ultimo giro. Sì, non è una bella cosa. Ultimo giro, ultimo giro. Figa, sono lì. Oh, chi è che ci ha ripreso qua dietro? Chi è? Oh, sono io. Marzen comeback. Gabbo mi ha dato altri 3 secondi a sto giro perché io non sto più capendo niente. Mamma mia, come accelero. Vabbè, raga, Gabbo è un'altra categoria. Facciamo correre con le 250 contro il MotoGP. Ma che col triciclo facciamo correre? In bicicletta, Gabbo. No, Gabbo, Madonna, raga. Sempre io. Rispetto a noi che non ci giochiamo da tanto, zio, sei molto più avanti. Ti metto nel passeggino. Mo vado nella stanza dello spirito del tempo. Me la state tirando, un tot. Sì, sei tu l'uomo da battere in questo campionato. Andrò nella stanza dello spirito del tempo. Ma che basterebbe seguire la parte asciutta qua, porco due. No, sono andato fuori. Se Yoman mi riprende, mi spacco la faccia. Io non devo cadere. Se non cado, lo tengo dietro, teoricamente. Ragazzi, ho il cuore che mi batte tanto. Gabbo, come hai fatto a fare sta serie? Vecchio, lascia stare. Hai il cuore che ti muore a un certo punto. Pensa io all'ultimo Gran Premio qua a Valencia, che c'avevo Lorenzo a un centesimo. No, ma a un certo punto quelle mani iniziano da... Vabbè, Gabbo, ma vedi, hai sbagliato. La prossima volta mi chiami a me, io vengo negli spogliatoi, gli spacco una gamba. Cazzo. Famosi spogliatoi della MotoGP. Sì, no, infatti c'è... Nei box. Già strano. No. Già l'ultima curva, no. No, zio, non me la puoi prendere, mo. Se non sbaglio sta cosa, se non sbaglio... Ma vince il signore lui! L'ultima curva, non la sbaglio! Sì, Fazzottero! Sì, Fazzottero, non mi prendi! Giusto perché sono caduto all'inizio. Allaghi. Secondo. Che merda di ci sta. Gabbo ha dato 2 secondi e 3 a giro.
No, il bello è che noi giriamo tutti su l'1.35, 1.36. Gabbo 1.30, no, 1.33 Gabbo, dai. Ma se sai usare bene il cambio manuale, raga, cioè vi do 3 secondi a giro, eh. Se volete uso quello non manuale. Sono arrivato adesso io, ragazzi. No, ma basta arrivare, ok. Bella, yo man. Mica paura, zio, col booster ci ho messo un po'. Mica zio, Galeri modificato e si va a fare le penne. Comunque, signori, abbiamo fatto questo gran premio. Fateci sapere se ne volete altri, perché per me è divertente. Anche perché a breve anche gli altri che non avete visto in questo video iniziano a farci un po' la mano. Inizio settembre faremo il moto mondiale per intero su Melagodo, dove saremo tutti quanti presenti e sarà veramente un massacro lì. Faremo in modo di allenarci per essere un po' più competitivi, anche perché sennò Gabbo è imprendibile. Lasciate un bel mi piace, arriviamo magari a 20.000 mi piace per altre gare nei prossimi giorni. E niente, al prossimo video qui da Ron e dagli altri. Bella. Ciao, mamma. Ciao, bella. Ciao, Zampetti, bella.